L'elemento SCP-011 e l'area attorno ad esso si devono pulire una volta al giorno. Per motivi di sicurezza, la pulizia deve iniziare come minimo 30 minuti dopo il tramonto e deve essere effettuata da almeno due membri del personale, che sono invitati a riportare anche quanto di strano dovessero riscontrare nell'elemento e in ciò che hanno ripulito. Nel caso questa procedura non potesse essere attuata per oltre due giorni, è necessario contattare e informare i cittadini, in modo tale che non vi si avvicinino. SCP-011 è una statua commemorativa della guerra civile, situata a Woodstock, nella contea dei Windsor, Vermont. Rappresenta un giovane soldato di sesso maschile in possesso di un fucile al suo fianco ed è stata scolpita nel granito estratto dalla zona. Qualche volta l'elemento SCP-011 è stato osservato mentre sollevava il fucile al cielo e sparava agli uccelli che tentavano di poggiarsi o defecare su di esso. I referti indicano che i suoi movimenti producono deboli suoni che somigliano al rumore che genera qualcosa che viene triturato, ma non causano alcun cedimento strutturale. Stranamente, gli spari sono analoghi a quelli di un'arma da fuoco normale, a dispetto del fatto che sia stato osservato che l'elemento carichi nel fucile soltanto proiettili di granito o polvere dello stesso materiale, che inoltre non reagisce al fuoco. Nonostante i suoi sforzi, parte della materia fecale riesce a colpirlo e quando è coperto da una grande quantità di feci si affligge. In alcune rare occasioni è capitato che abbia addirittura sparato a qualche essere umano. Coloro che sono incaricati della manutenzione di SCP-011 legano anche il documento 011-1 per ulteriori istruzioni. Apparentemente, la sensibilità di SCP-011 è aumentata notevolmente rispetto alla prima relazione sull'attività stilata nel 1995. Dal 2004 le procedure di contenimento sono state abbandonate, ma rimane comunque sotto costante osservazione. Ciò che è registrato sotto contiene gli eventi più significativi della sua attività. I residenti di Woodstock riportano che la statua muove gli occhi, primi segni di attività. La statua spara per la prima volta. La statua inizia a sparare nel cielo contro gli uccelli. Parte la registrazione dei dati delle procedure di contenimento di SCP-011. SCP-011 viene osservato mentre si muove con disinvoltura e si guarda intorno. Dopo che il custode grida «Bel colpo!» a SCP-011, l'elemento risponde «Grazie!». Secondo alcune testimonianze, la voce era molto simile a quella umana. Sono le prime parole dette dalla statua. SCP-011 ha una conversazione con il custode. Terminano gli spari contro gli uccelli. A una richiesta di SCP-011 scende dal suo piedistallo. SCP-011 raggiunge un livello umano di consapevolezza di sé. Decadono le procedure di contenimento. La custodia di SCP-011 passa nelle mani di... Riporta che SCP-11 è innamorato di lei. I più recenti test psichici indicano un quoziente intellettivo pari a 133. SCP-011, parlando con... riferisce che... SCP-011 comincia a mostrare interesse verso la tecnologia moderna.
SCP-011 richiede a una rivista di fucili moderni,